Buongiorno a tutti, mercoledì 17 marzo, 12 e 31 minuti precise in questo istante. Buongiorno e bentornati a tutti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Siamo a metà settimana, nuova settimana in vostra compagnia, sempre per raccontarvi quello che succede nella nostra città e un po' sono i protagonisti anche, no? Che fanno grande la nostra città. Come sempre apriamo però vedendo il livello di inquinamento atmosferico in questo momento sulla nostra città. Arianna, il vaso di Wise Air, ci sta dando un livello medio giornaliero sulla città di Milano di 9 microgrammi per metro cubo. Vi ricordate, no? Wise Air è quel vaso che vedete nella foto che ha un sensore che registra e respira la nostra aria e registra i livelli di PM2,5. A Milano ce ne sono più di 100 installati su balconi e terrazzi di case private che hanno voluto essere gli ambassador di Arianna insieme a Wise Air per monitorare appunto e darci un'idea di cosa respiriamo e di qual è la qualità della nostra aria. Oggi un'aria per fortuna pulita e azzurra, appunto, lo vediamo anche dal dato, 9 microgrammi per metro cubo, quindi una bella notizia sull'inquinamento di oggi a Milano. Altre belle notizie ve le diamo perché parliamo invece di un altro tipo di spreco barra inquinamento che può esistere, che insomma è quello dello spreco alimentare. Lo spreco alimentare è un problema molto grosso che comporta anche inquinamento, perché poi insomma, i rifiuti, tutto quello che ne consegue è un grosso problema per molti, ma spesso e volentieri si potrebbe intervenire prima che questo cibo, prima che questo spreco diventi appunto uno spreco, ma che possa essere reinserito in qualche maniera nelle nostre case e soprattutto utilizzato. Li abbiamo già conosciuti e lo fanno veramente bene, riescono a invertire questa tendenza molto molto bene gli amici di Too Good To Go. E ho collegato con noi, lo vedo già collegato, Federico Rossetti, che è il City Manager di Milano di Too Good To Go. Buongiorno, Federico. Buongiorno, buongiorno Fabio. Sì, ci siamo già conosciuti, ma Ci ben siamo ritrovati. già conosciuti perché ospiti della vecchia stagione di Municipio X insieme a Francesca Cutrone, ma sono contento finalmente di trovarvi qui con me a mezzogiorno per parlare di cibo. Insomma, non c'è orario migliore che le 12:30 per parlarne, ma soprattutto perché dicevo, appunto, voi avete invertito una tendenza, no? Quasi una tendenza che è quasi scontata, per cui bisogna produrre del cibo. Il cibo bisogna produrlo tanto perché non si sa mai quanta domanda ce ne sia, più o meno, ma comunque il rischio che se ne, anzi, che se ne debba produrre di più per essere sicuri che tutti ce l'abbiamo. Ma poi questo cibo, una volta che non viene utilizzato, viene preso e buttato via e vabbè, fa parte del gioco. Voi avete detto no, si può cambiare tendenza. Esattamente, esattamente. Diciamo che Too Good To Go nasce nel momento, nasce da un problema, appunto, come dicevi te, Fabio. Quindi nasce dal fatto che un terzo del cibo al mondo viene sprecato. Un terzo. Esattamente. E quindi, partendo da questo problema, è nata la soluzione di Too Good To Go. Quindi Too Good To Go nasce ormai nel 2015 in Danimarca, appunto dall'idea di dire proviamo a trovare una soluzione a tutto questo cibo che viene sprecato nel mondo. Poi si sviluppa in tutta Europa e arriva in Italia. L'idea di Too Good To Go è molto semplice: mettere in contatto tutte le realtà del mondo food che hanno uno spreco, quindi che giornalmente panetterie, supermercati, pasticcerie, giornalmente hanno del cibo in avanzo, attraverso dei potenziali clienti che vanno fisicamente in negozio a ritirare tutto il cibo in avanzo. Ovviamente noi parliamo di cibo invenduto, ma è cibo buonissimo, quindi cibo che fresco e di giornata, e viene venduto, diciamo, sotto un po' la chiave di Too Good To Go e la Magic Box. Quindi il cliente non sa quello che trova, lui sa che un po' è anche quasi un gioco, quindi lui sa che andrà in un negozio, troverà un sacchetto di cibo invenduto e ovviamente sa un po' in quale negozio sta andando a ritirare il cibo, quindi ha una descrizione, ma poi giornalmente si trova quello che è avanzato durante il giorno. Ecco, dicevi appunto, nasce in Danimarca tutto questo nel 2015, arriva a Milano e a Milano in un attimo spopola perché Milano ne spreca tanto di cibo, ma soprattutto c'è anche tanta richiesta per appunto di recuperarlo questo cibo, giusto? Quali sono i dati che abbiamo su Milano? Allora, beh, diciamo, dopo abbiamo quasi 2 anni di Due. attività in Italia e quindi Milano è stata la prima città che è partita su Google. Diciamo che ad oggi a Milano ci sono più di 1.000 attività commerciali attive sulla città.
Quindi l'impatto e la reazione, diciamo, di Milano è stato molto positivo, sia lato utenti che lato negozianti. Quindi l'idea è piaciuta, l'idea ovviamente siamo partiti diffondendoci nel centro di Milano, ma poi con un grande lavoro stiamo andando anche sempre di più in tutte le periferie, quindi in tutto quello che è anche l'Interland milanese. Diciamo che se vogliamo parlare anche a livello nazionale, abbiamo raggiunto in 2 anni di attività 2 milioni di Magic Box vendute. Però, la cosa interessante, dimmi se mi ricordo male, che la scorsa volta quando siete stati qua, stavate intorno ad ottobre, stavate festeggiando il milione di Magic Box, quindi in poco più di 4 mesi avete raddoppiato quello che avevate fatto in 1 anno e mezzo prima. Insomma, ciò significa che c'è fame, ma nel senso buono del termine, di recuperare tutto questo cibo, giusto? Esatto, assolutamente. Diciamo che sicuramente l'inizio è sempre la parte più difficile, quindi noi lavoriamo proprio per cambiare una mentalità, quindi per cambiare qualcosa che avveniva già in maniera regolare nel mondo, nei negozianti. E quindi l'inizio ovviamente è stato più difficile. Una volta che la cosa ha preso piede, sta prendendo sempre più piede, quindi la gente è sempre più entusiasta, il nome di Tugutugo inizia a essere sempre più conosciuto, quindi stiamo probabilmente diventando anche a livello nazionale un riferimento per l'antispreco, quindi veniamo associati quando uno ha un problema con lo spreco alimentare, pensa a Tugutugo. Quindi sì, questo ha permesso che appunto, come dicevi te Fabio, dall'ultima volta che ti visti abbiamo raddoppiato il numero di Magic Box vendute. Facci qualche esempio di cosa possiamo trovare a Milano, ad esempio, per facci venire l'acquolina in bocca. Cosa possiamo trovare a Milano? Ma allora, a Milano si può trovare un po' di tutto, quindi pasticcerie, panetterie, supermercati, ortofrutta, supermercati, e diciamo quello che è un nuovo progetto che abbiamo fatto, che stiamo sviluppando, stiamo iniziando ad andare nei mercati, quindi tutto quello che è il mondo dei mercati coperti e scoperti, è un mondo nuovo per tutto, alcune problematiche sicuramente di logistica, capire quando andare a ritirare, in che orari e così via, però ci stiamo approcciando a questo mondo, le prime reazioni sono state molto, molto positive, siamo già in oltre 10 mercati di Milano, ed è un'attività nuova ma molto, molto bella, molto interessante e anche un po' sempre in linea con quello che è tutto, quindi portare sempre di più anche la gente nei mercati, nelle attività di quartiere, quindi far sì che la gente vada sempre di più fisicamente in queste realtà. Ecco, perché la cosa interessante di Too Good To Go è che tutto nasce, diciamo, da un'app, no? Quindi il top del digital del nostro secolo, ma poi c'è una fase proprio offline di andare a prendere e conoscere anche i negozi, quindi tra parentesi magari vado anche a conoscere dei negozi che mai prima avevo neanche saputo dell'esistenza. Sì, assolutamente, noi ci teniamo tantissimo a questa cosa che l'utente, che noi chiamiamo Waste Warrior, sia una persona che si impegna a salvare del cibo, quindi che dopo l'app debba andare fisicamente a ritirare la sua Magic Box. Questo è proprio uno dei, insieme alla Magic Box è un altro dei cardini, quindi che sia proprio l'utente che non solo compra il cibo scontato, ma proprio si impegni a salvare quel cibo andando lui a ritirarlo. Sì. Ecco, allora faccio un po', chi è il vostro utente, appunto? Chi è questo salvatore del cibo? Ma allora, il nostro utente a Milano sono circa 350-400 mila utenti, è un target un po' di tutti i tipi. Voglio salutare in questo, saluto la mia vecchia producer Adriana La Vecchia, che è una vostra grande utilizzatrice, lei ogni giorno prima di partire da qua, dopo la puntata si sbirciava subito sui Magic Box per andare a casa. No, devo dire che un po', cioè noi, il nostro target sono sicuramente magari persone giovani, quindi studenti, persone appunto giovani un po' più, diciamo, legate al mondo delle app, della tecnologia, però anche tantissime famiglie, persone quindi che hanno una famiglia, magari vanno al Carrefour e comprano la box per poi mangiarla la sera, quindi è un po' un target molto misto, sicuramente persone attente al tema dello spreco alimentare, quindi persone attente alla tematica ambientale, e poi anche molte persone curiose che vogliono provare una nuova app, provare questa sorpresa di cosa troveranno la sera, e quindi è un target veramente molto misto. Dicevi appunto, novità saranno i mercati, ma quella che arriva è invece una settimana molto piena di impegni per voi, perché ovviamente, come dicevo, siete il digital per eccellenza da quel punto di vista, avete a che fare anche con la Digital Week invece questa settimana, giusto?
Sì, assolutamente, parteciperemo in una serie di eventi, alcuni personalmente io, altri alcuni miei colleghi, e ovviamente dedicati al mondo del digital, al mondo della sostenibilità, al mondo dell'innovazione, quindi sì, assolutamente saremo in una serie di eventi tra domani e dopodomani principalmente. Ecco, come devo fare invece se voglio iniziare ad usare Too Good To Go? Dove vado? Cosa scarico? Da dove? Come funziona la registrazione? Come pago? Spiegaci tutto. Ok, allora è semplicissimo, diciamo, uno scarica un'app da Play Store, Apple Store, a seconda appunto del dispositivo che ha, e registrarsi si può registrare con la mail, con Facebook, con Google, quindi con tutti i canali per registrarsi sulle app, e poi si può subito iniziare a utilizzare il servizio, basta abbinare una propria carta di credito, perché al momento dell'acquisto si paga sempre attraverso carta di credito, PayPal o così via. E niente, quindi in pochi minuti si può già iniziare ad avere l'app e a salvare Ecco, del poi una cibo. volta che prendo la mia Magic Box, cioè che prenoto la mia Magic Box sull'app, come fa? Vado nel negozio e gli do un cosa. Esatto, diciamo che ogni negozio stabilisce una fascia d'orario di ritiro in cui vuole che l'utente Ok. vada. Quindi uno potenzialmente può prenotare la box al mattino per poi andare a ritirarla la sera con quello che sarà un possibile invenduto. E poi bisogna andare fisicamente in quella fascia oraria che il negozio ci ha indicato, che può essere dalla mezz'ora alle 2 ore, a seconda un po' della tipologia di negozio e di come si è organizzato. Non pago nulla in quel momento perché ho già pagato sull'app, quindi arrivo e dico ciao, datemi la mia Magic Box che ho fame, così, giusto? Sì, esatto, uno arriva in negozio, fa vedere la propria ricevuta sul proprio Ok. telefono, e sì, solitamente uno dice: esatto, sono venuto a ritirare la mia Magic Box. I negozianti ovviamente sanno che arriverà un cliente, perché quando un cliente prenota vengono informati attraverso l'app, attraverso Immagino, mi mail, e aspettano. a volte la Magic Box è già assemblata, quindi è proprio già pronta per ritiro, a volte prendono quello che è avanzato dal bancone e compongono la Magic Box, e poi sì, quindi diciamo solitamente il ritiro è molto rapido. Perfetto. Allora, ricordiamo appunto bene le coordinate su dove possiamo trovare tutte le indicazioni per sapere di più su Too Good To Go e anche magari se appunto vogliamo seguirvi questa settimana nei vostri appuntamenti sulla Digital Week, dove possiamo trovare tutte le indicazioni. Ma allora, noi abbiamo, diciamo, il nostro sito che è togoodtogo.it, e poi potete seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram, che sono sempre togoodtogo.it per quanto riguarda Instagram e togoodtogo per quanto riguarda Facebook. Perfetto. Allora, Federico, io ti ringrazio tantissimo, davvero. Grazie mille per averci raccontato l'ennesima volta una bella storia, quindi è sempre bello quando ci colleghiamo con voi perché avete sempre belle notizie. Siamo qui a festeggiare appunto le 2 milioni di Magic Box, quindi così direi che ci vediamo fra 2 mesi per festeggiare le 4 milioni a questo punto, perché insomma l'esponenzialità è quella, ve lo auguro. So che non si vedono le mani di Federico, sappiamo che sta facendo tutti gli scongiuri possibili e immaginabili sotto il tavolo, però davvero vi auguro tutta la fortuna di questo mondo perché ci state aiutando ad avere un mondo migliore, quindi grazie davvero a Too Good To Go e a tutto quello che fate. Grazie, grazie a te Fabio e in generale a Milano News sempre per l'interesse e per l'entusiasmo, quindi grazie mille. Buona Grazie, giornata. davvero, grazie a te, saluto a tutta la squadra, buona giornata e a prestissimo allora. Grazie mille a Federico Rossetti, City Manager Milano di Too Good To Go. Grazie mille Federico. Grazie Andiamo avanti perché è il momento invece delle incursioni poetiche, è il momento delle foche parlanti, è il momento di Alice Bertolasi. E quando è il momento di Alice, io mi taccio e do la parola ad Alice. a voi. Nella proiezione ortogonale della rabbia, erutta cenere il velo delle similitudini, quei giocattoli muti alla fiera degli Obei Obei, questi album fotografici ingialliti. Il passamontagna ai colli innevati dei bimbi, in fila per due fuori da scuola, nonni ad aspettare spaghetti a bollire tra una delega e la controfirma del maestro. Improvvisamente, l'isola dei non senza possibilità di emigrazione, con carta d'imbarco per l'altopiano, ha dirotto il fievolissimo singhiozzo delle lumache da lattuga. Sotto il copriletto dei ritornelli pop melodici, l'andirivieni dei bastoni da passeggio, appesi al chiodo di scommesse perse, e dentro le pareti conficcate i testamenti dei nipoti. Coloro che avrebbero fatto di tutto stanno ancora ad aspettare una FFP2 dentro un uovo di cioccolata da rompere sotto il peso
indelicato della resa dei conti. Grazie mille ad Alice Bertolasi, grazie mille alle foche parlanti, speriamo di vedervi presto di nuovo anche online. So che state facendo delle bellissime maratone poetiche, ne avete fatta una in occasione anche della festa delle donne l'8 marzo, ma insomma spero davvero di vedervi e poi anche di avervi di nuovo qui da noi in studio perché voglio di nuovo avere le foche qui con me. Grazie mille ad Alice, a Celia e Francesca. È mercoledì, andiamo avanti con i nostri ospiti, lo vedo collegato con noi, si chiama Albi, di cognome fa Ox e di sottocognome fa Milano Integra, anzi terzo nome ormai, no Albi? Buongiorno Albi. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, Albi Ox, Milano Integra, ricordiamo Milano Integra è quella realtà di cui tutti coloro che vengono a Milano, da lontano Milano, ma anche solo dall'altra parte del Ticino, hanno bisogno per capire come fare a integrarsi a Milano, giusto? Esattamente, esattamente. Milano Integra, per chi ancora non la conoscesse, è un'associazione che supporta in modo diretto e immediato i nuovi cittadini, ovvero tutti coloro che scelgono Milano come luogo, insomma, dove formarsi, dove lavorare oppure costruire famiglia, insomma, in un percorso più per quelli un po' più coraggiosi, ecco. E noi supportiamo le persone attraverso quindi un'accoglienza che un servizio di accoglienza che parte già prima che la persona in realtà arrivi nel territorio, quindi trasferendo tutta una serie di informazioni utili, proprio come una seduta di orientamento, no? Una consulenza di orientamento. E poi quando la persona invece arriva sul territorio, allora gli proponiamo un altro tipo di servizio che è proprio il percorso, il programma MIM, che sta per Modello di Integrazione Metropolitano, in cui appunto la persona ha a disposizione diversi moduli di formazione che sono costituiti in forma di workshop piuttosto che incontri tematici per poter ricevere tutte quelle informazioni, conoscenze, anche competenze che gli permetteranno di vivere la città come dire, a pieno e di poter riconoscere a pieno le opportunità, quindi al di là del periodo, no, di permanenza. Chiarissimo. Questa settimana è una settimana molto impegnativa per voi perché anche voi fate parte della Digital Week, giusto? Esattamente, esattamente. Questo evento è molto importante per noi e quando dico noi mi riferisco anche al nostro partner digitale che è Valori App, quindi insomma il primo social responsabile in Italia. Stiamo debuttando, si può dire, a tutti gli effetti alla Milano Digital Week insieme. Abbiamo proposto l'evento che si chiama Think Human Act Digital, che, come dire, rappresenta appieno quello che è la nostra filosofia e in realtà anche il metodo operativo, nel senso che il metodo di pensiero chiaramente, cioè, è umano, ok? Quindi la logica è umana, però per poter poi sviluppare le azioni piuttosto che i progetti, chiaramente ci facciamo uso del digitale assolutamente, perché è una risorsa di cui ne va preso atto e, come Ma dici, dire, ma ne va fatto pensiero? un uso. Ma il pensiero rimanga umano e non sia l'algoritmo a pensare per noi, diciamo, ecco. Esattamente, esattamente, Con Valori, appunto, avete questi appuntamenti. Perché però, appunto, è importante per voi di Milano Integra essere alla Digital Week? è importante perché, come appunto dicevo poco fa, è a tutti gli effetti un debutto, quindi è un evento pubblico di questa importanza. Non è il primo appuntamento, quindi ci sono alcuni protagonisti che ogni anno presentano progetti nuovi, ma soprattutto è un'occasione per farsi conoscere, ma per connettere, no, con altri, quindi altri che hanno più esperienza di noi, piuttosto che altri nuovi, che quindi si possono incontrare futuri partners, ma soprattutto è importante perché noi stessi siamo nati dal digitale, cioè siamo nati, diciamo, in un periodo in cui abbiamo fatto l'uso del digitale per poter nascere, ok? Quindi già dalle prime call per la costituzione di Milano Integra, eccetera, eccetera, insomma, è stato fatto tutto in via digitale. Abbiamo proposto quindi questo evento che si chiama Think Human e Act Digital, ok? Che è costituito in realtà di quattro incontri al suo interno, che abbiamo deciso di chiamare dialoghi esperienziali. Questo perché il dialogo avviene tra due, no? Tra due persone, e queste due persone sono in realtà i partecipanti all'evento e degli ospiti. Abbiamo incluso degli ospiti che sono, come dire, appartengono a diversi mondi, ma che, come dire, poi si ricongiungono al digitale
e alla sostenibilità, alla equità, che sono i temi su cui è costituito questo evento. E quindi le quattro date sono 18, 19, 20, 21. L'orario è fisso dalle 19 alle 20, quindi durano un'ora, dove i temi principali sono: nella prima giornata del giorno 18 ci sarà Arianna Cheradia, che è una ragazza che si sta laureando in mediazione culturale, e lei porterà, come dire, la sua esperienza personale, sia accademica che poi da gamer, raccontando un po' il mondo, come dire, la realtà dietro a un joystick, quindi quali sono poi tutte quelle dinamiche che si creano, qual è il linguaggio, i nuovi registri di tutti coloro, quindi dei giovani, che tramite il digitale e il gioco online, come dire, creano poi anche connessioni, no? Questo sarà in data 18 e Domani. si chiama Gaming Online, la realtà dietro il joystick. In data 19, sempre dalle ore 19 alle ore 20, avremo Tech Princess, anche conosciuta come Fiona Sciacalli, e The Italian Piano Girl, Giulia Bazzoler. Sono in realtà due persone che appartengono a mondi diversi, perché Tech Princess è a tutti gli effetti un'imprenditrice digitale, nasce dal suo blog, appunto Tech Princess, che ora è più di un blog, è un'agenzia di comunicazione, però ecco, è molto specializzato sulla tecnologia, e Giulia Vazzolari, che invece è un'artista di costituzione, è una musicista, e attraverso l'utilizzo anche dei canali digitali riesce a promuovere sia questa cultura dell'arte, sia la propria professione. Quindi questi due saranno casi di racconti di realizzazione attraverso il digitale, no? Quindi tutti i partecipanti potranno assolutamente chiedere tutte le domande agli ospiti per poi ricevere Ottimo. le persone che hanno avuto questa possibilità e l'hanno saputa Ok, materializzare, tutto questo concretizzare. su Zoom, dove troviamo i link, come viene? Per iscrivervi potete andare nei nostri canali social, quindi sia Valori che Milano Integra, diversamente nel sito ufficiale www.milanodigitalweek.com, digitando Milano Integra, e apparirà l'evento Think Human Hack Digital, all'interno c'è il link per registrarsi. E finisco perché mancano due date. Sì, Il vai. giorno 20, il giorno 20 sarà molto interessante, ci parlerà del ebook che nascerà, che è in via di sviluppo. Che è nato, pensate, in rete, da un gruppo di lavoro che è nato altrettanto in rete dentro la piattaforma di Valori, quindi dei giovani che si sono uniti e hanno detto: siamo chiusi, cosa facciamo? Facciamo qualcosa di costruttivo. Iniziamo a scrivere un ebook tutti insieme. Quindi ci sarà questo gruppo che racconterà, insomma, l'esperienza dalla rete può nascere sicuramente qualcosa di produttivo. Altro ospite è il professore Strambo, Marcello Riccioni. Lui è un personaggio molto interessante perché racconta, insomma, il mondo dei giovani, è molto attivo negli istituti scolastici da una prospettiva veramente singolare e diversa, quindi è un registro molto interessante. E ultima, ma non ultima, quindi il giorno 21, sempre dalle 19 alle 20, ci Sì. sarà Chiara Sartori, che è una delle socie costituenti del Movimento Etico Digitale. Lei, diciamo, un po' una guru dei social e del mondo marketing, insomma, mondo Chiaro. digitale, e concluderà con l'evento che si chiama Il potere della rete sei tu. Quindi ci sarà una chiusura del cerchio in cui il messaggio sarà: la rete è uno strumento, come tutte le cose, ha i pro e ha i contro. Sicuramente utilizzando quindi la logica umana, pensando in umano e utilizzandola come strumento operativo, porta tantissimi benefici sia a livello professionale sia a livello personale, ci rende la vita un po' migliore, Chiarissimo, va bene. Allora Albi, io ti ringrazio tantissimo. Ricordiamo appunto che sui vostri social trovate tutte le indicazioni per seguire, per avere anche gli appuntamenti della Digital Week. Noi ci vediamo invece mercoledì prossimo, giusto Albi? Ci vediamo mercoledì prossimo, grazie ancora per questo spazio e buona Milano Digital Week a tutti. Anche Ciao a te, prestissimo Albi, grazie mille. Fabio, grazie a tutti. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, puntata molto interessante con tanti ospiti e tante informazioni, quindi potete rivederla quando volete tramite i nostri social, mettete le varie condivisioni e varie spunte in modo da avere tutte le notifiche di tutte le nostre dirette. Noi ci vediamo come sempre venerdì con una puntata di Good Morning Milano e domani sera invece con un nuovissimo appuntamento con Municipio X. Grazie mille, arrivederci, a presto.